Te le do rote. Questo signore che è appena uscito dal suo atelier è Silvio Parrello, che tiene viva, come molti sanno, la memoria di Pierpaolo Pasolini nel regno di Donna Olimpia, un tempo Borgata, ma non è più Borgata, è sempre Borgata. No, il quartiere è tutt'uno, il quartiere Gianicolensi, compreso Monte Verde Vecchio e Monte Verde Nuovo. Vabbè, adesso lo esageriamo. E vieni, vieni Silvio. Ed è lui che ha voluto creare questo museo all'aperto. Museo all'aperto, chiamiamolo così. No, la circoscrizione l'ha chiamato. L'ha chiamato così. Pasolini qui gioca a pallone con la maglia della nazionale. Qui c'erano tutti gli articoli che parlano di Pasolini, ma anche della fattispecie di Silvio. Qui c'è Silvio con glauco colorato, con pianto attore. Chi è questa? Cindy Crawford. E chi era Cindy Crawford? Un'amica di Pasolini? Vabbè, quello. Vediamo il resto, vediamo il resto. Silvio, vieni, vieni, vieni. E questo è Pasolini, questo sì, sono bene. Io e quello è Lupitto. Stiamo dietro lo schiario, foro mio 151. Cioè, state qui dietro. Sì. Qui dove c'era una specie di scarico, lo scarichetto, andavamo in cucina a raccogliere rame, ottone, ferro, quello che trovavamo, e poi andavamo a trasferire lo stracivendolo a vendere. Un'attività interessante. E dopo quello, 51. E certo. La fame si tagliava col coltello. Bravo. Tra poco saranno i 100 anni. Da nasce, 5 marzo 22. Ma risorge. Diciamo che Pasolini è come se non fosse mai morto, capito? No, poi, no. Specialmente qua, tutti i giorni si parla di lui. Mi vengono a trovare tutto il mondo. L'ultimo, la televisione georgiana e il paese di Stalin mi è venuto a fare un'intervista su Pasolini. Dappertutto. Facciamo vedere il tuo atelier. Però c'è batteria. Quale batteria? È perché adesso la luce sono volata. Ah, parli della batteria, questi sono i tuoi quadri meravigliosi. Vedi il cavalletto, tuo papà, antifascista. Perseguitato politico e confinato con Sandro Pertini all'isola di Ventotene. Tuo fratello. Mio fratello. Bella faccia. Qua c'hai pure Pasolini con Laura Betti. Sì, con te. E qui c'hai i libri. I libri anche il tuo, chiaramente. Che culo. Ah, è vero, è vero. Vabbè, e niente, insomma, praticamente non lo sappiamo se rinasce. E uno come Pasolini credo che tocca aspettare 300-400 anni. No, addirittura. Eh no. E che ci stava a fare qua? Era un mostro di intelligenza Pasolini. Eh sì. Aveva anticipato i tempi, questi noi adesso viviamo, lui già. Ma lasciamoci con questa parola di non speranza. Silvio Parrello, Teledurruti, Donna Olimpia.